apertura di questo incontro, relativo alla sicurezza sul lavoro, ho pensato di raccontarvi il cammino clinico di un operaio che ha subito un incidente in cantiere. A letto e il sonno ti viene, dai. A questo operaio gli è caduto addosso un cancello da 600 kg e ci è rimasto sotto almeno 6 ore prima di riuscire a recuperare il cellulare e chiamare i soccorsi. Era rimasto solo in cantiere a fare gli straordinari, peraltro neanche pagati. Ma noi che ci frega, direte voi? Vi frega, perché magari vi rendete conto che prevenire può essere addirittura conveniente. Aveva ragione lei, è fredda. Certo che lei non ha scelto un bel periodo per venire in vacanza, eh? Ma che vacanza? Sono di passaggio. Piacere, Lorena. Piacere, Gianmarco. In che settore lavori? Edilizia. Ho detto così, sembra una condanna. Dai, non è così male, dai. No, male no, però io sognavo di lavorare nella moda. Volevo trasferirmi a New York. Avevo quasi organizzato tutto, però poi ci sono stati una serie di problemi. Così ho preso in mano l'impresa di famiglia. Ed eccomi qua. A seguire questi corsi, che sono addirittura una palla, eh? Fossero solo una palla. Dai, diciamo la verità, sono completamente inutili. Noi spendiamo un sacco di soldi per mettere tutto quanto in sicurezza e poi chi sono i primi che non usano neanche le protezioni? Gli operai. Fisioterapia, riabilitazione, ginnastica posturale, massaggi. Eppure la palestra ripaghiamo. Lorena. Allora ci vediamo al corso. Ci sediamo vicini in ultima fila, mettiamo la firma e fuggiamo? Vuoi corrompermi? Sì, lo confesso. Prego. In prima fila ci sono un sacco di posti liberi. E poi... mica siamo a scuola e quelli in prima fila vengono considerati dei secchioni. Nonostante il cancello da 600 kg addosso, milza, reni e pancreas tutto a posto, tranne una vertebra che si è spostata di 15 mm e zac! Come una ghigliottina ha tagliato di netto il midollo spinale. Come può vedere, dalla vita in su non ci sono lesioni. I problemi sono in questa regione qui, dove abbiamo dovuto fare l'intervento chirurgico. Hanno scheletrizzato le lamine da D10 a D12 e praticato una laminettomia di D11. Poi hanno stabilizzato la colonna con 4 viti in titanio di 5 mm di diametro e 5 cm di lunghezza. Manca di sensibilità epidermica negli arti inferiori, nell'ano e nell'osso intero. Non sente niente. In pratica ha il culo morto, eppure davanti non è che ci sia tutta questa vita. Per fortuna che al giorno d'oggi i rimedi non mancano. Ciao professore. Sì che ci vengo. No. Io su quel catorcio non ci salgo, si va con la mia. Alle 9? Ci vediamo domani. Per stabilizzare la scheletrizzazione e riconsolidare il tessuto muscolare, insomma, per farlo stare dritto, gli è stato messo un busto in alluminio e dunque c'è stato il rischio di piaghe da decubito e ha dovuto fare un'idratazione quotidiana della cute e continui cambi della postura. Ci avete presente come si impana una cotoletta? Allo stesso modo. Quando suo marito rientrerà dopo 7 mesi di ospedale, vostro figlio rifiuterà la nuova situazione. Prima col padre giocava e adesso se lo ritrova in carrozzina. Avrà un trauma, perciò bisogna prepararlo. Manteniamo sempre un atteggiamento positivo e facciamo vedere a suo marito il bicchiere mezzo pieno, senza dirgli troppo. Come faccio? Lui insiste, vuole sapere tutto. In questo momento
Suo marito è aggrappato ad un'idea di guarigione che peraltro è molto utile per le cure che stiamo tentando. Oscilla tra due sentimenti opposti, la rassegnazione e la speranza. La speranza, che bella cosa. Ci sono certi operai pieni di speranza, ma che non usano le protezioni. Ma allora, invece di spendere tanti soldi sulla sicurezza, perché non mettiamo una bella statua di San Gennaro in azienda, o no? Altro che speranza. Controllateli gli operai. Non si proteggono? E allora costringeteli. Poi tanto siete voi che pagate. Processi, avvocati, ordini che diminuiscono, fidi che non vengono rinnovati, e addirittura danni d'immagine. Insomma, decine di migliaia di euro che vanno in fumo. E perché cosa? Perché uno a caldo ha deciso di non proteggersi? O perché noi non ci siamo stati attenti? Ma ne vale veramente la pena? La lista d'attesa è molto lunga. Lunga quanto? Temo un paio d'anni, forse addirittura tre. Tre anni? Mi dispiace, signora. Non so quante volte mi capita di dover dire queste cose ai pazienti, che giustamente ognuno pensa che il proprio caso sia urgente, però noi qui abbiamo risorse limitate. Ho capito, capito. Grazie. Vedete quella cosa bianca là a destra? È una delle viti in titanio. Beh, dopo qualche mese dall'intervento si è spezzata. Eppure una vertebra si è saldata male. Ah! Eccolo il volontario. Che fa? Va a prendere il caffè per tutti? Ascolta, a proposito, quando arriviamo hai bisogno di qualche chiarimento per la tua relazione o ti senti pronto? Professore... Ma lo sai che io ci sono nato pronto. Insomma, ho creato un mostro. Lascia stare, che senza questo mostro la gente firmava e dopo 10 minuti se ne andava via. Te lo ricordi o no? Passa qualche mese e al paziente iniziano dolori fortissimi alla schiena. Si era rotta un'altra vite. E prima uno e poi un altro. Ma questo, cosa gli hanno montato? Il titanio di contrabbando. A sto punto l'intervento diventa urgente, inevitabile. E gli fanno una stabilizzazione con 12 viti in titanio di 7 mm di diametro e 7 cm di lunghezza. Questa di sicuro non si spezza più. Poi però cominciano i dolori al pavimento pelvico. Certo non li dovrebbe sentire quei dolori lì, ma un po' come quando ti tagliano un arto, che senti il prurito proprio lì. Allora gli danno un bel po' di antidepressivi e pure un po' di oppiacei, perché questo sì ha dei dolori cronici e a noi ce ne dispiace. Ma in definitiva, se è uno sfigato, saranno pure un poco cazzi suoi o no? E infatti so cazzi miei. Il tuo capo. Però Giamma, il cancello l'ha chiuso troppo forte. Grazie all'avvocato che non ti ha voluto difendere. Gli amici, grazie. Spariti. Grazie a tutti quelli che pensano che tanto queste cose capitano sempre a qualcun altro. E io ero la prima a pensarlo. Buonasera, sono la dottoressa Melis. Partiamo subito con introdurre la tematica del pronto soccorso immediato.
per i sorrisi. Per tutti. Grazie per le carezze che... Ci proviamo. È difficile. Veramente. Grazie perché mio figlio non potrà più correre con suo padre. Grazie. Davvero. Perché in fondo niente ci è dovuto. Grazie. There's a house I've wearing.